Si dice che più del 90% delle persone che operano nel trading online perdono soldi. E non sono affatto sorpreso da queste percentuali. Vedo continuamente gente che apre posizioni senza avere il minimo controllo su quello che sta facendo. In più, quando le emozioni, durante la sessione di trading, sfuggono di mano, la sorte dello sventurato investitore improvvisato è segnata. Una volta sei in profitto, la volta dopo in grave perdita. Salti, passando da un guru all'altro, e tutte le loro strategie, i loro segnali, i loro metodi, ti costano caro, ma non portano a nulla. Noi abbiamo gli strumenti che servono per aumentare drasticamente la costanza e la sostanza dei risultati ottenuti. Il Santo Graal? No. Il software magico? No. La differenza tra un trader che ottiene risultati costanti ed una persona sempre perdente risiede nello studio, nella comprensione dei concetti necessari per poter padroneggiare anche manualmente questo genere di attività. Poi, con il supporto dei giusti software, allora sì che i numeri possono iniziare a diventare interessanti. Non promettiamo la realizzazione di un sogno, dipende molto da te e non vendiamo illusioni. Non diciamo che è facile, devi impegnarti e sacrificarti per imparare. Ma ti possiamo garantire che se vuoi veramente farcela, allora questa è la via. Eccoci qua, siamo direttamente al computer questa volta, video credo molto atteso perché comunque in molti chiedevano questo genere di video. Come abbiamo sempre detto, adesso che sono disponibili, anche se nella versione iniziale, diciamo solo con la prima versione, i software che utilizziamo noi di Spaghetti Forex per operare in maniera seria e professionale nel trading online, vediamo un po' anche di operatività, no? Come giustamente è, ok? Guardando questi video capirai bene che manualmente sarebbe impossibile per me riuscire a fare tutto quello che ti mostrerò, e tantomeno anche registrare un video spiegando tutte le cose mentre le faccio, cioè ammetto i miei limiti, ok? Poi ovviamente sicuramente c'è chi è molto più bravo di me, riesce a fare tutto senza errori registrando anche un video. Io sinceramente quando faccio trading voglio evitare di rischiare di fare errori per registrare dei video, ok? Quindi dovevo per forza utilizzare i software che tra l'altro utilizziamo regolarmente noi dello staff, ma non aveva neanche senso fare dei video dove facevo vedere un'operatività, ok, che poi gli ascoltatori non sarebbero stati in grado di replicare, ok? Adesso invece che i software sono disponibili, è possibile fare questi video, anzi molto volentieri. Quindi ora, piccola precisazione per tutti gli haters o fraintenditori vari all'ascolto, che non si sa bene come, diciamo così, identificare queste persone. Allora, noi di Spaghetti Forex non proponiamo software magici, ok? Alla base devi sempre avere chiaro ciò che stai facendo ed aver studiato bene ogni concetto che spieghiamo anche gratuitamente, ok? O comunque ogni concetto che serve per applicare la tua strategia, la tua operatività. Non devi per forza seguire noi, ci mancherebbe, ok? Noi spieghiamo il nostro modo di operare gratuitamente, se ci vuoi seguire, per quanto ci riguarda è valido. Lascio i link in descrizione sotto a questo video ad altri video dove puoi approfondire il discorso. Comunque, nulla di magico, nulla di automatico al 100%, ma qualcosa di realmente utile se sai quello che vuoi e soprattutto anche quello che stai facendo. Quindi, non sono bot automatici. Trovi tutte le spiegazioni anche scritte nel sito web di Spaghetti Forex. Per i prezzi e le condizioni per ottenere una licenza di utilizzo esclusiva appunto di questi software anche in prova gratuita, lo ripeterò sempre, ti invito a registrarti al nostro sito web, eseguire il login e cercare la sezione progetto Pegaso dalla tua dashboard. Ok, cliccando sul bottone rosso poi appariranno tutte le informazioni specifiche comprensive dei prezzi esposti molto chiaramente. Ok,
In questo modo potrai avere la tua, diciamo, licenza di utilizzo esclusiva, ripeto, in prova gratuita per i primi 7 giorni e poi decidere se ti piace, se ne vale la pena e se vuoi iniziare a sostenerci anche pagandola e continuando a usare i nostri software. Allora, noi di Spaghetti Forex, punto numero 2, non proponiamo o suggeriamo di utilizzare gestioni del rischio a martingala. Mai ed in nessun caso, mi raccomando, molto pericolose e decisamente da evitare a mio avviso, tra l'altro abbiamo sempre detto. Punto numero 3, noi di Spaghetti Forex non proponiamo sistemi a griglia, ho sentito dire anche questa da qualche parte. Noi di Spaghetti Forex non proponiamo a chi ci segue o a chi utilizza i nostri software di registrarsi per forza tramite il nostro link di affiliazione al nostro broker. Quello che utilizziamo noi personalmente, se vuoi sostenerci utilizzandolo spontaneamente, ok, senza sostenere alcuna spesa aggiuntiva, ti ringraziamo enormemente, ma non è in nessun modo mai obbligatorio. Ok, nel caso anche qui trovi il link in descrizione a questo video per capire qual è il broker in questione e anche una recensione completa di Spaghetti Forex dove illustriamo i motivi reali per i quali noi lo utilizziamo in prima persona, ok? Poi, se tu vuoi utilizzarlo, ben venga, ti ringraziamo e se vuoi utilizzare il nostro link, ovviamente ti ringraziamo però non è obbligatorio, ok? Voglio che sia chiaro perché si sentono dire tante di quelle fesserie in giro per il web, vabbè, comunque diciamo che quando non si sa più come criticare, a volte gli haters inventano, no, anche cose che boh, non abbiamo mai detto e non è così. Comunque, credo che questo atteggiamento parli molto più di loro che di noi. Noi parliamo della nostra operatività e non perdiamo certo tempo a fare video diretti, aggressivi. Adatti solo a esclusivamente a criticare per screditare altri creator o personaggi vari nel mondo del trading online. Credo che sia anche un sinonimo, no, di un atteggiamento di una persona adulta e seria, a differenza di chi invece fa il contrario. Bene, detto questo, torniamo a noi. Adesso, come vedi, siamo al computer, vediamo come sistemare il setup operativo. Allora, apriamo la MetaTrader 4. Come vedi, questa è una MetaTrader 4 classica. Praticamente questo è il grafico classico che ti appare quando la apri e siamo collegati al conto live, come puoi vedere qua. Ok, perfetto. Abbiamo anche TradingView da queste 8.000 pagine aperte. Perfetto. Abbiamo Mettiamo un attimo in ordine prima di fare tutto, ti spiego come siamo messi qui. Allora abbiamo oggi vorrei tentare di fare una sessione di trading, diciamo così, un po' in scalping, comunque abbastanza veloce perché è venerdì pomeriggio, oggi è venerdì 12 gennaio, sono già l'una e mezza al momento in cui sto registrando, quindi non so neanche, io solitamente tendo a non operare al venerdì pomeriggio, più si va verso la fine della giornata e più tendo a uscire se ho operazioni aperte piuttosto che cercare ingressi. Comunque per questo video adesso vediamo di trovare qualcosa se capita, vediamo un attimo come fare analisi e anche gestione delle emozioni, no? Durante il trade, anche come settare ed utilizzare il software in questione. Allora, vorrei fare una sessione di trading utilizzando la MyStrategy, ok? Quindi qui adesso abbiamo il setup di scalping che non ci interessa. Mettiamo la MyStrategy che è questa. Se non la conosci, vai a vedere nel blog del sito che trovi nel sito web di Spaghetti Forex, è tutta spiegata molto accuratamente. E poi tengo anche un setup standard, cioè il MACD con impostazioni standard e le tre medie mobili solite che usiamo, 25, 50 e 100 periodi esponenziali, ovviamente, per magari fare qualche analisi generale, ok? Quindi ho queste due finestre su TradingView. Questa è la watchlist e mi focalizzerei ovviamente sulle massimo fino a USD CAD. Ok, quindi euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro franco,
USDCHF e USD CAD, ok? Diciamo che ovviamente queste qua sono le asiatiche che a quest'ora no, non guardiamo, ok? Perfetto. Allora, questo è, diciamo così, TradingView. Adesso tolgo la watchlist un attimo e lo riduco a icona. Lo riduco a finestra in questo modo, ok? Poi torniamo sulla MetaTrader 4 e carichiamo il nostro fantastico software inserendo le credenziali di accesso che vengono diciamo così date nel momento in cui si ottiene una licenza di esecuzione di esecuzione, un attimo solo, ok. Adesso questo setup operativo qua devo sistemarlo un attimo perché devo anche abituarmi. Man mano i video saranno sempre più fluidi sicuramente. Adesso scrivo anche la mia password. Perfetto. Allora, tutti questi dati che bisogna inserire, allora, questi due sono ovviamente i dati di accesso. Adesso la password la coprirò, però diciamo questi dati invece sono dati che bisogna mettere come valori di input per insomma la nostra operatività. Sono tutti spiegati nel manuale utente che si trova scaricando il software dal sito web dopo essere venuti in possesso di una licenza di utilizzo esclusiva. C'è un file leggimi.txt nell'archivio compresso. Comunque conto row devi metterlo true or false a seconda del fatto che tu stia usando un conto row o standard. Adesso io sono in row, quindi true. Poi ignora impostazione di visualizzazione false perché vogliamo che visualizzi tutti gli oggetti, cioè bottoni e scritte in maniera dinamica in funzione del monitor che stiamo utilizzando. Poi tick di ampiezza minima di stop loss 15 significa che posso impostare uno stop loss in apertura delle posizioni con un'ampiezza minima di un pip e mezzo. Sotto questa ampiezza non mi prende il comando di apertura. Direi che va bene. Tick di margine su break even, mettiamo 1. Questi sono i tick che aggiunge in una situazione di messa in pareggio. Ok? Quindi diciamo che se vuoi garantirti, diciamo così, un piccolo profitto anche nel momento in cui metti in pareggio, puoi alzare questo numero, però sinceramente poi si rischia di avvicinarsi troppo al prezzo, quindi poi alla fine prendere lo stop loss in profitto, ok? Si rischia di fare questo bisogna dosarlo molto bene. Io metto 1 perché voglio stare vicino al pareggio puro il più possibile. Ok, do l'ok. Mi apre in software. Arrivati a questo punto si fa visualizza schermo pieno e si riduce al minimo la larghezza e al massimo l'altezza della finestra della nostra MetaTrader 4. In questo modo la MetaTrader 4 occupa solo una porzione dello schermo e come vedi, mettendoci in questo modo, abbiamo TradingView di qua dove teniamo d'occhio la situazione e la MetaTrader 4 che diventa una console di comando. Ok, quindi ok ho fatto. E vediamo adesso le impostazioni. Abbiamo detto My Strategy, ok, usiamola nella sua forma diciamo così più semplice, forma statica, ok, non andiamo sul dinamico. Quindi operazioni multiple le metto per sicurezza, ma ne aprirò solo una alla volta. E poi calcolo dei take profit in funzione dello stop loss, sì. Quindi io per aprire una posizione dovrò inserire uno stop loss, esattamente come vuole la My Strategy. Perfetto. Prezzo per dichiarare questo stop loss, potrei metterlo in tick se voglio mettere l'ampiezza dello stop loss in tick, ma noi adesso usiamo un prezzo, adesso vedremo come facciamo. Rischio percentuale totale per ogni operazione. Allora, essendo che il rapporto rischio rendimento lo devo mettere a 1 a 2, se voglio seguire, no, la strategia, il rischio per operazione io lo metterei all'1%, in modo tale che se prendo uno stop loss perdo l'1% del mio capitale, se invece prendo il take profit guadagno il 2% del mio capitale. Interesse composto bidirezionale lasciamo no, quindi lui
calcolerà la percentuale di rischio sempre sul saldo che ho all'inizio della mia sessione di trading e non sul saldo aggiornato man mano che si chiudono operazioni. Parzializzazione, no, la facciamo semplice questa adesso, come primo video stiamo semplici. Messa in pareggio, no. Esecuzione totale, no. Ok, comunque tutti questi pulsanti sono spiegati in maniera molto dettagliata e uno per uno nel manuale utente. Ok, adesso clicco inizia la sessione di trading, c'è questo fantastico messaggio motivazionale che ci dà il tempo anche di trovare il focus. Molto molto bene. Allora, a questo punto, mentre aspettiamo un attimo, ci tengo a precisare anche che questi video non sono fatti per mostrare i guadagni o sbandierare risultati, che ne so, che è una pratica che chi ci segue lo sa, non è neanche nelle nostre corde, ok? Li faccio e li farò anche, continueremo a farli, perché questo genere di contenuti sono stati richiesti da molte persone. Credo che possano anche tornare utili realmente, no? Anche per comprendere bene sia il reale valore dei nostri software che anche come si gestiscono le emozioni, come proprio c'è un processo decisionale, no? Un po' di analisi, un po' di contestualizzazione, un po' di ragionamento, insomma, ecco, prima di aprire e anche durante, diciamo, mentre si segue l'andamento del prezzo con l'operazione aperta. Molto bene. Dico un'altra cosa, i software non sono da associare in nessun modo, lo vedrai, no, ad altri tool non meglio identificati, no, che si trovano gratuitamente online, no? Dicono i criticoni più agguerriti, anche e soprattutto perché hanno funzionalità uniche, come vedrai appunto anche in questo video, e nel tempo poi metteremo a disposizione software sempre più evoluti che vedrai vanno molto al di là della tua immaginazione in termini di settaggi, automazione o semi automazione, insomma, di alcuni processi, eccetera eccetera. Al momento di questa registrazione di questo video, insomma, è disponibile solo il Pegaso Beginner, che è appunto il primo della serie, che è questo qui che stai vedendo a monitor, ma ha già mostrato i muscoli e li mostrerà sempre di più anche grazie a questi contenuti. Poi ovviamente io mostro come faccio io, ma non ho la presunzione che sia l'unico modo per andare in profitto con una certa costanza, ci mancherebbe. Adesso siamo impostati, io vedo qua già su euro dollaro che potrebbe crearsi una situazione sensata, facciamo una piccola analisi. Ovviamente il video adesso, come dicevo, è circa l'una e mezza, adesso è l'1:39 di venerdì 12 gennaio, quindi è pomeriggio. Il video, cioè insomma la sessione di trading potrebbe durare qualche ora, ovviamente io poi accelererò alcuni punti o addirittura faremo dei tagli, adesso vediamo, e insomma ci rivediamo nel momento in cui c'è qualcosa da vedere, insomma qualcosa da discutere. Allora, adesso vedo subito che qua c'è una situazione che potrebbe andare bene, facciamo una piccola carrellata. Ok, anche qui sì, e sono correlati questi due, euro dollaro, come vedi, e GBP USD si muovono abbastanza similarmente. USD CHF come sempre è correlato inversamente, quindi si muove solitamente in maniera inversa euro dollaro. Ok, USCAD buono in questo momento a livello di orario da guardare, perché spesso in apertura di New York o poco prima, anche qualche ora prima, diciamo, va in fase di convinzione, ma questa struttura non ci piace, quindi io rimarrei sul classico. Ok, qui abbiamo già un setup, come puoi vedere. Io a questo punto mi sento molto buono, mancano 28 secondi alla chiusura, mettiamo rischio pieno. Lo stop loss andrebbe, adesso siamo in ritardo con la spiegazione, andrebbe qua, quindi a 1:09.490. Ok, perfetto, imposto il mio stop loss. E vediamo cosa succede. Adesso spero di riuscire a fare apparire anche
la MetaTrader 4 sul tablet in modo tale che si possa vedere l'operazione aperta su euro dollaro. Adesso vediamo di metterla anche lì in modo tale che si possa vedere. Comunque, diciamo che è una situazione abbastanza buona. Vediamo che sta andando abbastanza bene. Segniamola su TradingView in modo tale che sia facile anche da seguire. Allora, spieghiamo un attimo cosa abbiamo fatto, perché qua... Allora, abbiamo la nostra apertura a 109.431, quindi 1, adesso la mettiamo qui, diciamo 109.431, perfetto. Il nostro stop loss è a 109.490, quindi 109.490, che va esattamente dove l'avevo visto, quindi sul sull'ultimo fractal impostato a 2, come vuole la strategia, ok? E il nostro rischio rendimento è 1 a 2. Questo qua spero che si veda bene. Vabbè, mettiamolo direttamente, sarebbero 59 e quindi sono 118. Ok, 1 a 2. Siamo messi così. Vediamo adesso cosa fa il prezzo, vediamo anche un po' di analisi, perché insomma io adesso primo video con questo setup, devo prenderci un po' anche la mano e quindi cerchiamo di spiegare cosa ho pensato molto velocemente nella mia testa. Allora, la struttura è abbastanza buona, come puoi vedere qui siamo su euro dollaro, vediamo anche GBP USD, ok. Siamo su euro dollaro, andiamo sul grafico regolare, perfetto, lo mettiamo a 15 minuti. Come vedi, qui c'è un bel impulso short anche a time frame superiore. Ovviamente io spero che arrivi fino qui almeno, ok, quindi mi andrebbe a prendere il mio take profit. Stiamo parlando di questa zona, diciamo, di supporto. Più o meno, adesso sto segnando un po' così, ok, e vediamo un attimo come si muove. Potrebbe benissimo tornare su qui, lo stop loss si poteva mettere anche qua sopra, diciamo, per stare tranquilli, però noi adesso vogliamo rispettare la strategia e vediamo che cosa sarebbe accaduto. Come vedi, io non ho dovuto calcolare i lotti, impostare il prezzo del take profit calcolando il rapporto rischio rendimento piuttosto che eccetera eccetera eccetera, ma semplicemente ho cliccato euro dollaro rischio pieno, perché qui posso aprire anche con un rischio, diciamo così, con un lottaggio ridotto, e poi ho cliccato sell. Si è aperta questa posizione e mi tiene il profitto. Ricordo che questo è il profitto percentuale, ok, sul saldo che avevo al momento dell'apertura dell'operazione. Stiamo parlando al netto ovviamente delle commissioni e di tutte le spese. Quindi se io chiudessi adesso, no, con chiudi tutto, o se selezionando questo facessi chiudi, avrei questo profitto reale, ok, che mi ritrovo nel conto, lo 0,04012, adesso qui è ballerino ovviamente perché si sta spostando il prezzo del mio saldo, ok. Adesso se rompe questo livello, lo segno, questo livello di supporto, probabilmente inizierà ad andare nella direzione da noi prevista. Vediamo cosa succede. Ovviamente non abbiamo la palla di cristallo e non si prendono solo take profit, ci mancherebbe, chi dice questo mente probabilmente, anzi sicuramente. E niente, vorrei far presente anche che il QQE mode, che sarebbe questo, ok, è sempre un oscillatore, ok, quindi ha la possibilità di
vedere, diciamo così, le divergenze. Come vedi, qui c'era una bella divergenza nascosta e poi ha iniziato la sua, diciamo così, discesa. Noi siamo arrivati forse un po' in ritardo con questo segnale della My Strategy, però insomma, tutto sommato va bene. Allora, cerchiamo di fare un ragionamento. Adesso io sto facendo una sessione di trading che non farei, ok, per fare questo video, però la facciamo lo stesso perché comunque è giusto fare il video registrando una sessione di trading, come dire, vicino al momento della pubblicazione. Quindi se questo viene pubblicato domani, è giusto che venga fatto oggi, ok? Perfetto. Quindi facciamo un esempio, adesso facciamo un esempio di utilizzo, ok? Diciamo che io adesso dico, cavolo, vado a vedere il riepilogo, cavolo, c'è un'operazione aperta e ho impostato senza la parzializzazione, senza la messa in pareggio, senza l'esecuzione totale. Porca miseria, mi sono sbagliato. Perfetto, come faccio adesso che sono messo in questa situazione con un'operazione aperta, anche in profitto, insomma, non voglio fare casini, perdermi un attimo nei discorsi qua della insomma, non voglio che si impali tutto e perdere la gestione di questo. Molto semplice. Allora, ti faccio vedere. Tasto destro sullo schermo, consiglieri esperti, proprietà, ti torna la finestra, diciamo, iniziale dove metti i dati per entrare. Fai ok, i dati sono sempre gli stessi, non te li modifica. Fai ok. E ti torna esattamente all'inizio. Quindi noi qua possiamo reimpostare tutto, ok? Lo mettiamo esattamente come prima. Perfetto. Uno, due. E qui possiamo mettere. Vuoi la parzializzazione? Sì. A quanto la vuoi? Al 75? Bene. Vuoi la parzializzazione tutto totale? Sì. Vuoi la messa in pareggio? Sì. Vuoi l'esecuzione totale? Sì. Clicco di nuovo. Esegui, inizia la tua sessione di trading. Ovviamente bisogna aspettare di nuovo questi 15 secondi che sono stati concepiti, no, per trovare il focus e si ritorna dentro. Adesso io mi sono perso un attimo qui la situazione per spiegare questa cosa e qui ha creato una divergenza regolare di tipo A con anche una buona perdita di momentum, quindi qui mi fa un po' paura. Adesso, se torna in profitto, io sarei quasi per chiuderla. Ok? Bisogna saper capire cosa sta succedendo e senza farsi prendere dalle emozioni, nel senso che non deve essere un oddio, oddio, adesso va su, aspetta che chiudo, oppure oddio, oddio, adesso va giù, aspetta che non lo so. Bisogna capire cosa si sta facendo, no? E capire anche che se si chiude a uno 0,12, no? Per cento di profitto sul totale, insomma, sembra poco, lo so anch'io che sembra poco, ma in realtà è tanta roba, ok? È decisamente tanta roba. Adesso qua, per fare un esempio, adesso diciamo. Facciamo una parzializzazione totale, non so se me la mette in pareggio, ok, a 0,12, se va giù ancora un pochino, vediamo, perché se io faccio uno 0,12 anche tutti i giorni, alla fine del mese, ragazzi, ho un grande risultato, ok? Vediamo. Possiamo anche chiuderla totalmente perché qui non è deciso. Allora, bisogna anche fare un altro ragionamento. Allora, io qua 0,12 chiudo. Bene, chiuso e mi sono preso il mio piccolo profittino. Perfetto. Allora, molto semplice, hai visto un click e si è chiusa l'operazione. Allora, qui bisogna fare un altro ragionamento. Ok, magari adesso va giù. Certo, però io qui non lo posso sapere in questo momento. Ok? Cosa succede? Ho una divergenza contro, ho il trend meter che sta iniziando a diventare verde. Ho la dinamica, che adesso non l'abbiamo spiegata perché la volevamo fare in statica, però bisogna sempre tenerla d'occhio. La dinamica che mi avrebbe fatto chiudere già qui. Ok? Ok, se non sai cosa vuol dire, vai a vedere il nostro
articolo nel blog dove si parla della MyStrategy in versione dinamica. E in più ho anche una divergenza regolare dove, come vedi, adesso lo faccio vedere con... perde molto momentum, ok? Quindi mi posso aspettare tranquillamente, piano piano, una questione di questo genere, ok? Quindi io non voglio rischiare, perché? Perché la My Strategy è una strategia trend following e voglio prendere gli impulsi che si hanno, ok? Quindi nel momento in cui non avviene un impulso deciso e inizia a sballottare qua intorno al prezzo d'ingresso, a volte capita, anzi spesso capita, io preferisco chiudere su un segnale di questo genere, su una situazione di questo genere, sono sereno, adesso per me può andare anche giù, non mi mangio le mani, non vado, non mi ingastrisco, ok? Non vado in psicologia perché comunque ho preso il mio 0,12%. Chiaro, voglio che sia chiara questa cosa, cioè uno 0,12% fatto tutti i giorni, ragazzi, uno dice è poco, qui si torna nel discorso dei pensieri lenti e veloci. Allora, uno 0,12 fatto ogni giorno, diciamo 20 giorni al mese, ok, è comunque un buon profitto. Ovviamente un'operazione da 0,12 forse è poco, perché uno di queste operazioni qui durante una sessione, diciamo, ne aprirà 3 o 4. Se tu apri, diciamo, tre operazioni da 0,12 al giorno, ok, adesso sto facendo il calcolo, 0,12 per 3, tanto sei a 0,36 al giorno, per 20, diciamo, 20 giorni, hai fatto un 7% al mese. Cioè un 7% al mese ti stai avvicinando a un 10% al mese, cioè è qualcosa che molte, 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 molte persone classificano come impossibile, ok? È qualcosa da fuffa. E guarda che qui adesso la MyStrategy dava al massimo, vedi? Io ho chiuso perché non mi voglio prendere dei rischi. Si poteva parzializzare? Sì. Si poteva gestire in un altro modo? Sì. Io ho chiuso perché non mi piaceva questa situazione, ok? Però qui adesso si è rigirato, è diventato rosso. Si poteva benissimo lasciare aperta, ok? È venerdì pomeriggio. Se questo setup adesso lo sto provando e stiamo anche facendo un video nuovo, se vuoi, quindi bisogna un attimo prenderci la mano, ok? Però il discorso è esattamente questo, nel senso devi stare sereno, non devi avere l'ansia di cosa fa o cosa farà dopo che hai chiuso. Per me adesso può arrivare anche giù, sono solo che contento perché è una conferma che il segnale della MyStrategy è molto buono. Ma io sono già a posto perché mi sono fatto il mio profitto. Se vado in riepilogo, vedi che addirittura ha chiuso allo 0,14%. Molto bene, molto 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 bene, ok? Se io faccio due o tre operazioni di questo tipo, ok, al giorno, cosa che è semplicissima da fare perché queste occasioni capitano molto molto spesso, soprattutto se guardi dei cross che vanno in fase di convinzione durante la tua sessione, la tua finestra di tempo, insomma, nella quale stai a grafico. Non voglio dire che è facile, però tu capisci che un software del genere ti aiuta un sacco, perché io con tre clic posso stare qui a parlare con te, a spiegarti le cose, ma allo stesso tempo fare trading con un assoluto controllo totale della mia operatività. Ok? Io qui non ho sgarrato, non ho averlottato. Non ho messo un take profit sbagliato, non ho messo uno stop loss sbagliato, non ho aperto in un momento sbagliato e mi sono accorto del setup di ingresso a pochi secondi dal momento dell'ingresso, quindi sono stato velocissimo, sono stato precisissimo e intanto parlavo con te e ti spiegavo tutte le varie cose. Ok, dopo una situazione del genere, vedi, io qui non ragiono più quando è qui, vedi che non andava, e quando è qui, vedi che invece andava, porca miseria, ho sbagliato a chiudere. No, basta, io mi sono preso il mio guadagno e sono sereno. Poi, molto probabilmente, come vedi, arriverà nella zona che avevamo visto prima, ma non è un problema, nel senso, anzi, il fatto che ci siano delle analisi che vengono assecondate poi dal grafico è una cosa che deve fare solo che piacere, non deve mettere l'ansia. Il trading non deve essere ansia, ok? Io preferisco tanti piccoli profitti invece che
tentare di fare il colpaccio, perché ho il controllo, ho il, appunto, sì, il controllo. Non parto a razzo per schiantarmi alla prima curva, ma accelero in maniera controllata durante lo svolgimento di tutto il mese, ok? È molto importante avere il controllo, è molto importante capire cosa stai facendo, perché lo stai facendo e come lo devi fare per mantenere il controllo. Il trading è dinamico, quindi una strategia che sembra statica, no? Che ti dà un segnalino, no? Su due indicatori e che comunque sia l'ingresso è molto statico, si può contestualizzare sicuramente molto meglio. Adesso qui col video abbiamo fatto una cosa molto veloce perché mi piaceva fare comunque il primo video di operatività live, come ho detto prima, che era molto richiesto, tra l'altro. Ed anche si può contestualizzare e si può anche modificare l'operatività in corso d'opera, perché se hai fatto un piccolo backtest, se hai un po' guardato la strategia, vedi che spesso e volentieri accade che va in porto, cioè è difficile che da qui parta diretta in stop loss qua. Ok? Capita anche quello. Okay. Altra possibilità che hai è, impostando tutto, clicchi per aprire e poi vai a fare un giro, vai in palestra, vai, che ne so, a fare una passeggiata, vai fuori col cane, vai a portare il figlio da qualche parte, non lo so, vai a mangiare, non mi interessa, e segui tutto dal telefono, ok? Molto serenamente, senza mettere le mani. Si possono fare anche delle credenziali di accesso che non possono intervenire sulle operazioni, se hai paura di essere preda, no, di questioni psicologiche che poi ti fanno chiudere, che non vuoi chiudere. Insomma, la puoi gestire veramente come vuoi, con il totale controllo sulle tue posizioni. Io per essere un venerdì pomeriggio, uno 0,14 profitto in quanti minuti? Non so, adesso qua stiamo parlando da un po', però insomma in 20 minuti, adesso l'abbiamo fatto realisticamente, l'abbiamo fatto in, cioè realmente l'abbiamo fatto in, cos'era, circa qua? In 10 minuti, ok, circa, adesso non lo so, bisognerebbe riguardare, però diciamo che con una sessione di 20 minuti, aver fatto lo 0,14, cioè ragazzi, ho rischiato l'1%, ho rischiato l'1%, l'1%, cioè siamo stati veramente bassi, ok? Se qui si entrava in dinamica, con un rischio dinamico, con uno 0,3% di insomma, rischio o profitto per ogni pip di spostamento, sarebbe stato molto più interessante qua. Ok, comunque ripeto, bisogna essere dinamici, bisogna essere, se tu fai un qualsiasi backtest di una strategia che entra in maniera meccanica, probabilmente avrà dei risultati insomma che lasciano un po' a desiderare, con alti e bassi, come stavamo vedendo prima di interromperla, poi adesso la riprenderemo per la strategia trovata su YouTube e rivista con lo stocastico RSI e sempre le medie mobili. Tra l'altro, in questa serie di video inizieremo a guardare un po' tutte le strategie che abbiamo proposto con i setup relativi per il Pegaso Beginner. Ripeto, tutte le info per il Pegaso Beginner lascio il link in descrizione se vuoi provarlo gratuitamente. E niente che dire, cioè, secondo me è utilissimo. Noi lo usiamo in una versione molto più evoluta di questa. Adesso poi piano piano ci arriveremo anche mettendola a disposizione per bloccare il prezzo. Puoi iniziare da qui, anzi, invito caldamente a iniziare da qui perché già tante funzioni sono qualcosa di veramente complesso da capire, da iniziare a usare. Bisogna anche un po' abituarsi, no, a questa cosa di non vedere il grafico sulla MetaTrader 4 e gestirla un po' come se fosse un telecomando, però alla lunga questa mi viene da dire proprio che questa è la via, ok? Per quanto ci riguarda è la via. Quindi oggi abbiamo visto un ingresso così un po' volante, diciamo così, su una MyStrategy in versione statica, che però poi la utilizziamo sempre in versione dinamica. Vorrei far presente che adesso qui sta andando giù, però siamo ancora in divergenza. Attenzione, perché qui non è detto ancora che vada a take profit, cioè non bisogna mai esaltarsi o deprimersi in funzione di quello che ci fa vedere il grafico. Dobbiamo essere molto 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 freddi. Ok, io sono contento se va a take profit perché vuol dire che la strategia è molto profittevole, ma sono contento anche se ho chiuso con uno 0,14 di profitto.
ripeto, l'evenienza che da qui parta diretto in stop loss è veramente, veramente, ma veramente rara, ok? Quindi, sempre con la cognizione di quello che stiamo cercando, la My Strategy è un trend following, la My Strategy cerca un impulso diretto, ok? Senza segnali inversi. Quando vedo un segnale inverso, se posso, a 0,10, 0, ma anche 0,8, 0,6 di profitto, percentuale di profitto, io chiudo perché non mi voglio assumere dei rischi, io voglio vivere sereno con il trading online, non rischiare per prendere i massimi, però essere uno schizofrenico scalper, così, no? Alla Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino. Allora, ok, spero che questo video sia servito a qualcosa, spero che sia piaciuto, adesso io stacco perché sennò viene troppo lungo e non voglio fare dei contenuti che durano troppo inutilmente. Che dire, vai a controllare come sarebbe andata a finire questa posizione, io non lo so, ci guardo dopo che ho staccato il video. Per adesso un saluto a tutti, questa è sempre di più la via.